qui con Mister Kundari. Mister, al di là del pareggio, oggi non è sembrata la solita Fel di Eboli, quella vista in crescita nelle ultime partite. Come mai? Ma ci sono due motivi fondamentali. Principalmente abbiamo incontrato una signora squadra che ci ha messo in difficoltà, però devo dire la verità, è stata una bella partita, veramente una partita di quelle che ti riconciliano con questo sport. Secondo motivo, forse noi mercoledì abbiamo speso un po' di energie, forse oggi serviva la miglior Feldi, non eravamo al 100%, però questo non toglie il merito alla squadra avversaria di aver disputato una gran bella partita. Nel complesso penso il risultato sia giusto. Mister, domenica, sabato il Saviano, senza Maggio ed Esposito, un po' contati, con volo ancora fuori, sperate di recuperarlo. Come ci arrivate a questa partita che può essere quasi un'ipoteca per per la vittoria del campionato? Ma io penso che sia una partita che sì, avremo degli squalificati. Volo non penso di recuperarlo per sabato. È una partita che andiamo a affrontare con gli effettivi, quelli che avremo a disposizione. È una partita che il Saviano dovrebbe forzare per cercare di vincerla, però non penso che sia una partita decisiva. Può essere decisiva nel caso di vittoria, di nostra vittoria, però penso sia una partita come le altre. Siamo qui con Mister Rizzo dell'LPG Group. Mister, da molto tempo non vediamo la Fel di Eboli così in difficoltà come l'avete messa voi oggi alle corde. Meritavate forse qualcosa in più? Alla fine il pareggio vi sta un po' stretto. Ma diciamo che abbiamo avuto alla fine la palla per poter chiudere la partita in vantaggio. Io sono felicissimo della prestazione della squadra, faccio i complimenti e merita totalmente la classifica che ha la Feldi per l'intensità, il gruppo, la cattiveria che mette anche oggi in campo. Sapevamo che loro in settimana avevano avuto la partita difficile con la Capitolina di Coppa, sapevamo di poterli trovare leggermente un po' più stanchi, abbiamo cercato di tenere il ritmo alto e cercare di tenere la partita in bilico fino alla fine. Sì, sono molto felice della prestazione della squadra e la dedico a nome della società, a nome mio e di tutta la squadra al nostro preparatore Pino Santomina, che in settimana ha avuto una brutta perdita, il caro nonno, il quale lui era molto legato, e dedico la prestazione, purtroppo non i 3 punti perché non sono arrivati, al nostro preparatore Pino Santomina. Mister, a 7 giorni dalla fine, vedendo un po' la classifica, siete in piena zona playoff, con un occhio sempre al Saviano e 10 punti di differenza con il Real Cesinali. Quanto ci credete e quanto credete di fare bene, di poter fare bene negli eventuali playoff? Guarda, io dico sempre, abbiamo sempre detto all'inizio del campionato che l'obiettivo della società era quello di salvarsi, perché siamo una neopromossa, perché l'anno scorso è stato un anno importante, ci siamo consolidati un po' come gioco, un po' come società, come organizzazione. Quindi l'obiettivo principale era all'inizio stagione raggiungere la salvezza. Penso che sia stata raggiunta già un po' di settimane fa. Oggi l'obiettivo nostro, perché siamo abituati a porci sempre degli obiettivi, è quello di raggiungere i playoff al primo anno, storica presenza in C1 dell'LPG. Quindi ci crediamo con la giusta proporzione, perché come dicevi tu, purtroppo esiste questa regola, e le regole esistono per essere rispettate. Però penso che il campionato ci siano ancora 6-7 partite, penso, 7 partite, quindi sia ancora lungo, la fatica di tutto l'anno si inizia a sentire. Penso e spero e mi auguro che ci siano per avere la soddisfazione al primo anno di raggiungere i playoff.